Buongiorno ragazzi, oggi vi parlo della testata, sempre di questi motorini Ciao, sì, in particolare del decompressore, vedete? La valvolina di decompressione, quella che abbiamo nella testata, che serve quando la tiriamo praticamente, attiviamo un passaggio d'aria che decomprime il motore e facilita l'avviamento. Spiego? Parte anche senza azionare la valvola, però con questo qua facciamo meno sforzo alla pedalata. E comunque così è stato progettato dall'ingegnere Piaggio e ci dobbiamo attenere a questo qua. Niente ragazzi, questo il problema è che praticamente sfiata. Qui avviene uno sfiato che fa perdere sia prestazioni e fa trafilare olio, diciamo benzina in combusti, comunque oleosità, diciamo, trafila dalla valvola. E noi andremo ad eliminare questo problema. Va bene ragazzi? Adesso vi faccio vedere come fare. Va bene, vedete il video. E vabbè, boh, raga, come al solito vi faccio vedere pezzi martoriati, come vedete. Questa è una testata Polini. Ve l'ho fatta vedere nell'altro video. Allora, ci abbiamo la valvola completamente arrugginita nel corpo in alluminio, vedete, perché la valvola in acciaio ha creato ossido, cioè ruggine. Poi ci abbiamo tracce di preaccensione, di battito, vedete che c'è scavato l'alluminio della testata. È andato in preaccensione questo qua. Niente, sporchissima, sporca al massimo, verniciata perché comunque è stata verniciata con qualche tipo di zinco spray, qualche colore alluminio così, e poi incrostata a manetta, ragazzi, vedete. Inoltre presenta la molla arrugginita, vabbè, non comporta niente perché l'andremo a pulire, però manca il piattello, il semipiattello superiore, questo di qua. Quello inferiore c'è, vedete questo? Manca quello superiore. E come se non bastasse, al posto della coppiglia hanno messo una vite, sembra in rame, c'è un colore rosso, sembra un chiodo di rame, non una vite, scusate. Infatti qua c'è la testa bombata, metto a fuoco, qua c'è la testa bombata e dall'altra parte è un chiodo praticamente piegato, vedete ragazzi? Adesso lo andrò prima a sgrossare un attimino, a pulire un attimo con la mola e poi vi faccio vedere come fare la lappatura della valvola, il metodo che uso io. Ragazzi, purtroppo la mola, la spazzola è grande e non penetra all'interno. Vabbè, adesso la sgrosserò così, poi provvederò a farla meglio, va, giusto per lavorarci pulito. Questa è una moletta non molto forte, 370 watt ragazzi, quindi si ferma se schiacciamo troppo, però è buona perché non facciamo danno. Benissimo, raga, qua già si vede che è inchiodata, non gira sta valvola, vedete? Non gira proprio. Vediamo prima se ne esce. Speriamo. Vabbè, va bene, per adesso basta. Allora, gli do un colpo di spatola per togliere sempre il grosso, vedete? Dove c'era il grasso misto a polvere, tutto lo sporco accumulato nel corso di anni. Niente. Poi vedremo da farsi, raga. Adesso capisco un po'. Ah, vedete che cosa sta uscendo da dentro? Ragazzi, che spettacolo! Comunque, adesso il processo è quasi finito. Va bene, dai, basta così, ragazzi. Allora, provvedo a smontare questa qua. Proviamo con la tenaglia. Vediamo se riesco a togliere qui questo chiodo. Eccolo qua. Che poi è un buon sistema, ragazzi. Non state a credere che non sia buono. Che non sia buono come sistema. Allora, prendiamo la pinza. Prendiamo la pinza. Però non se ne vuole uscire, raga. Non se ne vuole uscire.
Proviamo a battere. Niente, si piega. Va bene, dai. E quindi adesso con le maniere pesanti, ragazzi, eh? Con le maniere pesanti. Smembriamo tutta la placchetta, non mi interessa. Però deve uscire lui. Deve uscire. Poi vi faccio vedere come riaddrizzarla, non vi preoccupate. Ecco qua, perfetto. Allora, la placchetta ce l'abbiamo qua. Vado a togliere questo chiodo qui, ragazzi, il rame. Praticamente quando andiamo a toglierlo è morbido, allora si deforma e non esce. Ecco perché ho dovuto distruggere. Va bene? Comunque, questa qua, guardate, la drizziamo subito, raga. Perfetto. Vedete? Adesso ci vuole solamente allargata, però me la allargo quanto arriviamo al dunque. Lasciamola qua. Allora, vado a togliere questo. Perfetto. Molla, piattello e valvola inchiodate. Allora, raga, metto un po' di svitol, giusto perché batterò e non voglio rovinare più di tanto, mi spiego, il cilindro dove agisce la valvola. Quindi, svitol, prendiamo il martello, facciamo un bel colpetto dritto. Ed ecco a voi la valvola, ragazzi, ecco a voi la valvola. Vediamo la sua sede, si presenta in condizioni praticamente disastrate. Ecco qua, ragazzi, questa è la sede. Vedete le condizioni? Guardate dentro. Insomma, va da buttare, però comunque la ripristiniamo, vi faccio vedere. Ragazzi, metto un po' di carta colla alla valvola qui, dove andremo ad impugnarla col trapano. Andrò ad impugnarla, cioè col mandrino. Giusto per non rovinarla col mandrino, va bene? Metto giusto un pochino di carta colla, poi mi metto la valvola sul mandrino. Usiamo il trapano tipo tornio e poi con una retina d'acciaio andrò a pulirmela. Vi faccio vedere. Ok, ragazzi, la valvola bene o male è lucida. Per adesso va bene così, poi mi do un'altra botta alla fine, va bene? Quindi adesso facciamo il lavoro proprio che dovevamo fare all'inizio, ovvero la lappatura di questa testata. Mi do una smazzata qui e va bene così. Prendiamo la pasta per smeriglio, vedete? Grana fine, smeriglio per valvole. Viene impiegato per la smerigliatura delle valvole dei motori a combustione interna, solubile in acqua, ragazzi. Praticamente è una polverina che smeriglia questa qua, vedete? Faccio vedere la consistenza. Allora, ne prendiamo un po'. Polvere smeriglio, ragazzi. Allora, questa è la pasta smeriglio grana fine, ragazzi. Vedete com'è fatta? È metallica praticamente, sono micro scaglie solubili in acqua, disciolte in acqua. Vi faccio vedere. Mettiamo un po' di pasta smeriglio sulla valvola, raga, così, così sul funghetto, mi spiego? Sul funghetto e facciamo così. Questa valvola qui la dobbiamo inserire nel suo posto, cioè nella sede, così. Ecco qua, ragazzi. Poi si fa anche con un cacciavite perché c'è l'intaglio qui, vedete, per mettere il cacciavite, però io faccio così, metto il trapano a mano, mi serro la valvola nel mandrino e facciamo così, ragazzi. Allora, facendo, diciamo, la valvola, facciamola stare verso giù, in modo che lo smeriglio non vada nel condotto della valvola, mi spiego? Nello stelo, dove scorre lo stelo. E facciamo destra e sinistra e abbassiamo, destra e sinistra e abbassiamo, destra e sinistra e abbassiamo. Allora, proviamo, vediamo cosa è successo. Allora, togliamo questa, così vi faccio vedere. Iniziate a vedere il bordo grigio,
Il bordo grigio praticamente del fungo della testa della valvola, il bordo grigio chiaro, questo è tutto smerigliato, quindi già fa tenuta e possiamo notarlo anche qui, anche se è sporco ancora, però già si inizia a intravedere. Allora, adesso metterò un altro po' di pasta smeriglio e poi facciamo di nuovo il processo. Perfetto, ragazzi. Comunque ragazzi, vi ho dato una botterella così al piano, giusto così, poi lo dobbiamo fare bene, perché stavano già da prima un sacco di rigature con questa piastrella che è planare e sintetica e con la 240, vi ho dato una botta al piano. Mi sa che faccio la sede della valvola con questa spazzolina d'acciaio col Dremel esternamente e la sede della candela, giusto per farvi vedere di più la rifinitura appena finiamo, va bene? Quindi ragazzi, la sede è stata fatta, vedete che il bordo è tutto uniforme, vedete? Dove andrà a battere la valvola. Adesso monterò il tutto e proveremo la tenuta. Metterò un po' di benzina nella conca, lì dove c'è la valvola, e vedremo se scende o se non scende. Ecco qua. Allora, iniziamo. Questa l'ho lavata di nuovo con acqua perché lo smeriglio, ragazzi. Questa polvere è micidiale, eh? Allora, chiudiamola piuttosto, vedete come brilla, questo è tutto metallo che va ad abbradere, a morire. Chiudiamola e mettiamola a posto. Comunque, smeriglio per valvole, ragazzi. Allora, iniziamo a rimontare tutto. Metto la valvola, inserisco, perfetta. Poi qui, avete visto, no? Che c'era un chiodo di rame e sta roba qua. Adesso mi farò un altro obbrobrio. Mettiamo questa qui che fa tenuta, invece di mettere la sua originale, questa qui, sotto metterò questa, ragazzi, una semplice rondella che l'ho trovata già prima, metteremo, ci va, perfetta, vedete? Perfetta, proprio serrata, giusto per ricreare lo spessore di questa, tanto la molla non potrà andare da nessuna parte, mi spiego? E sopra, dopo pensare alla molla, che già ho lucidato alla spazzola d'acciaio, mettiamo questo, ragazzi. Mettiamo questo. Poi mettiamo la sua leverina. E poi mettiamo il signorino. Anzi, no, questo qua lo dovevo allargare, ragazzi. Mi sono ricordato, vedete? Questo lo devo allargare un attimino. Come si fa? Come non si fa? Prendiamo la pinza. Un attimo. E lo allarghiamo, vedete? Oh, le prime cose che ho trovato, raga, no, ci potete fare anche con un cacciavite, facciamo così, guardate. Tac, e l'ho allargato. Non ci va ancora. Ecco qua. Allora, adesso è quasi uguale, mettiamo così. Eccolo qua, ragazzi. Per facilitare il montaggio, mettiamo questa qua, un dado da sotto, così andrà a tenere premuta la valvola e non romperà le scatole, ragazzi, va bene? Mettiamo così. Mettiamo tutto in linea, ok? Allora, il cappellotto
Ricordo che ho messo la rondella a posto del cappellotto, mettiamo questo e poi questo. Allora, proviamo a tenere versato qui. Ecco qua ragazzi, ce l'abbiamo fatta, vedete? Ho inserito la coppiglia, va forte perché è lunga, comunque ci siamo, vedete? Allora, una volta che abbiamo inserito la coppiglia, essendo troppo lunga, facciamo un bel lavoretto. Vedete la valvola in sede? Facciamo un bel lavoretto con la tronchese, ragazzi. La tagliamo un poco, la tagliamo un poco. Va bene così? Sì, tanto va bene, dai. Anzi, un altro poco, la lasciamo più lunga, dai, così la possiamo maneggiare meglio. Taglio. Ecco qua, ragazzi. Abbiamo fatto la coppiglia su misura. Adesso con le unghie magiche la apriremo. Così, e così ragazzi, originale, vedete? Originale. Certo, la testata non è molto buona, è sporca, però va bene, va bene. Abbiamo montato. Funziona? Funziona, ragazzi. Decomprime, funziona. Adesso andrò a mettere una goccia di benzina e vediamo che perde. Allora, posizioniamola così, posizioniamola così. Anzi, metterò un po' di svitol, ragazzi, un po' di sbloccante, è uguale. Allora, lo sbloccante sta qui. Una volta che si è tolta la bollicina, le bollicine, vediamo che fine fa. Allora, ragazzi. Vedete, lo sbloccante è qui. Si sono tolte le bollicine, ma se vedete è qui, eccole. Quindi la testata tiene. Parliamo di sbloccante, questo qua che è liscissimo e finissimo, quindi dovrebbe penetrare tranquillamente. Non ci va da nessuna parte, raga. Giustamente ce l'ho un po' inclinata così, diciamo un po' così, perché altrimenti se ne esce dalla candela, per farla rimanere nella sua sacca. Comunque, vedete, non va da nessuna parte. Significa che fa tenuta, ragazzi. Però già vi dico che queste sono testate che anche se fanno tenuta, leggermente, leggermente perdono sempre. Quindi non potete proprio avere la tenuta al massimo 100% stagna. Dopo un po' di chilometri troverete sempre un po' di untuosità, perché comunque trafila. Comunque vedete, c'è già un po' di tempo che stiamo a parlare qua e lo svitolo è tutto lì. È tutto lì, ragazzi. Non va da nessuna parte, quindi il risultato dovrebbe essere affidabile, garantito. Va bene? Ragazzi, abbiamo visto un altro video. Questo è un problema da non sottovalutare perché molte volte succede che per via di questa valvolina qui difettosa che trafila un po' di più del necessario, perché vi ho detto prima che comunque poco 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 trafila sempre. Però quando andiamo a prendere molta aria, il motorino non prende i giri massimi, dà problemi di vario tipo. È un problema da non sottovalutare, quindi bisogna farlo sempre questo qua, questo lavoro qua. Bisogna fare la lappatura della valvola in modo da avere una sede bella uguale, combaciante con il fungo, con la parte inferiore del fungo valvolo. Va bene, ragazzi, questo si faceva anche ai motori a quattro tempi prima, la lappatura delle valvole. Con una ventosina si prendeva la valvola e si faceva destra, sinistra, sopra, destra, sinistra, sopra. Questo è il movimento giusto. Che dirvi più ragazzi, se vi è piaciuto il video mettete like, iscrivetevi al canale con campanella, vi sto facendo tutti questi lavori qua di ripristino, questi lavoretti di pulizia, però fra poco vi chiuderò quel blocco famoso del ciao prototipo che sto facendo da un po' di tempo, però me la prendo con calma ragazzi, non c'è nessuno che ci segue, quindi il pezzo è mio, quindi non devo dare conto a nessuno. Vabbè ragazzi, vi lascio, mettete like, vi stavo dicendo, iscrivetevi con campanella e ci vediamo al prossimo video. Se ho dimenticato di dire qualcosa, o quantomeno avete da aggiungere qualcosa, mettetelo nei commenti, mi raccomando, nei commenti tutto sotto controllo, vi rispondo sempre. Alla prossima, ragazzi. Ciao, ciao. E aceto. Ciao ragazzi, ciao.